Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. In apertura i numeri sul Covid: rispetto a ieri si registrano 174 casi di età compresa tra 1 e 98 anni. Positivi con meno di 19 anni tra ieri e l'altro ieri sono stati 46, mentre il bilancio dei pazienti deceduti non fa registrare alcun nuovo caso, quindi resta fermo a 2422. I dimessi o guariti sono stati 173, mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono in aumento di una sola unità. Eseguiti 4385 tamponi molecolari e 1905 test antigenici, con tasso di positività al 2,8%. Sono 15 in meno, 320 in tutto, i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 29, uno in meno con un nuovo ricovero, quelli che si trovano in terapia intensiva, gli altri 7.813, 17 in più rispetto all'altro ieri, sono invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E l'ASL di Pescara, per accelerare ancora di più la campagna di vaccinazione contro la pandemia, ha messo a disposizione dei cittadini della provincia pescarese 850 dosi di vaccino AstraZeneca destinate alle persone con più di 60 anni, la fascia di età in particolare compresa tra 60 e 79 anni. Le vaccinazioni si terranno al palafiere di Via Tirino nelle mattinate di sabato 8, lunedì 10 e martedì 11. Oltre che mercoledì 12 maggio. Bisogna prenotarsi sul sito del Comune di Pescara. Per quanto riguarda invece i soggetti fragili del territorio della provincia, vengono destinate loro 1200 dosi del vaccino Pfizer che saranno inoculate nelle giornate di giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 maggio, il pomeriggio in quest'ultimo caso. Per questa categoria bisogna aver effettuato la manifestazione di interesse nella sezione fragili del portale della Regione Abruzzo. In Abruzzo c'è voglia di ferrovia, ma se gli abruzzesi a tutt'oggi prediligono gli spostamenti su gomma, non è certo per pigrizia intellettuale. La verità è che nel corso degli anni in questa regione non si sono mai manifestate una capacità di visione strategica e una lungimirante politica rivolte agli investimenti infrastrutturali su ferro con la stessa intensità con cui si sono riscontrate sulla sponda tirrenica. E la riflessione fatta dal presidente della giunta regionale Marsiglio ieri mattina a Pescara al binario 1 della stazione centrale in apertura della cerimonia di inaugurazione del debutto di due treni POP sulla rete regionale. Si tratta di una scelta virtuosa che va nella direzione della sostenibilità, dell'intermodalità, dell'accessibilità, del comfort dei viaggiatori abruzzesi, ha detto ancora Marsiglio. Una scelta che ha anche l'ambizione di incoraggiare il cicloturismo, visto che sono presenti adeguati spazi per il trasporto delle bici nei luoghi di villeggiatura. Senza contare che questi due nuovi treni ci consentono di rinnovare quasi integralmente la flotta in funzione sui binari regionali. Inaugurato ieri il nuovo hub vaccinale per la zona territoriale Val Pescara a Scafa, la presenza del presidente della regione Marsiglio, dell'assessore alla salute Verì, del presidente del consiglio regionale Sospiri, del presidente della provincia di Pescara Zaffiri, del sindaco di Scafa Giancola, del direttore generale della ASL di Pescara Ciamponi e del direttore dell'agenzia regionale per la protezione civile Casinghini. Marsiglio ha parlato di grande lavoro di squadra, a cominciare dal ruolo giocato dalla società proprietaria dell'ex area del cementificio, che ha messo immediatamente a disposizione, per continuare con quella che ha definito Marsiglio la meravigliosa forza del volontariato regionale, e con la splendida macchina organizzativa dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile. Ma non si può non ricordare il 9° Reggimento Alpini dell'Aquila, che ha fornito un contributo determinante per la realizzazione di questa struttura, così come la
dell'Associazione Nazionale Alpini. L'Abruzzo, ha ricordato Marsiglio, sta facendo registrare medie di 11.000-12.000 vaccinazioni al giorno. Un dato, ha aggiunto, che ci consente di guardare con più fiducia al futuro. 25 i comuni che saranno serviti dal nuovo centro vaccinale: Valpescara, Bateggio, Lanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Civitacquana, Corvara, Cugnoli, Letto Manoppello, Manoppello, Nocciano, Pesco Sansonesco, Popoli, Rocca Morice, Rosciano, Salle, Sant'Eufemia Maiella, San Valentino, Scafa, Serra Monacesca, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri e Turri Valignani. E si svolge oggi la giornata abruzzese del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e del capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Dopo la mattinata che sarà trascorsa a Pescara, con la visita appunto al centro vaccinale di Via Tirino, dove tra l'altro ci sarà anche l'incontro con la stampa, la giornata abruzzese di Figliuolo proseguirà sull'Aquila, dove alle 14.30 è prevista una visita al lab vaccinale San Vittorino, nell'ex scuola edile, alla presenza dell'assessore Verì, del sindaco Biondi e del direttore generale della ASL Roberto Testa, oltre che del direttore sanitario di quella stessa ASL e del prefetto Torraco. Rafforzamento delle scogliere, protocollo in tema di pulizia, salvamento e servizi igienici dei tratti di spiaggia libera assegnati alle concessioni, somministrazione di bevande, lavori di riqualificazione e lotta alla prostituzione. Sono queste le tematiche affrontate dall'assessore al demanio del comune di Montesilvano, Anthony Aliano, nell'incontro con i balneatori, cui ha preso parte anche il comandante del distaccamento di Montesilvano della Guardia Costiera, Daniele Limatola, e insieme al dirigente comunale Gianfranco Nicolò. C'era anche Riccardo Padovano, presidente della SIB Abruzzo. La riunione, occasione per discutere le varie iniziative dell'amministrazione nelle prossime settimane alla vigilia della apertura della stagione estiva, ha detto Aliano. Utile per avere scambi con una delle categorie che rappresenta un'importante risorsa per la città. Nell'occasione si è anche discusso della Stella Maris e di un protocollo d'intesa per concordare una cooperazione in tema di manutenzione ordinaria e pulizia anche sul fronte stradale. E a Pescara Poste Italiane celebra la festa della mamma dedicando alla ricorrenza in calendario domenica due colorate animate cartoline filateliche. Le cartoline sono disponibili fino al 10 maggio negli uffici postali con sportello filatelico della città, quello di Pescara Centro in corso Vittorio Emanuele, Pescara 4 via Cavour e Pescara 9 via di Amicis. In provincia le cartoline sono disponibili nell'ufficio postale di Penne. E ieri il sindaco di Montesilvano De Martinis ha deposto un mazzo di fiori sul monumento ai caduti in piazza Montanelli, riqualificato dopo le intemperie e i segni del tempo. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Consiglio Comunale De Vincentis, l'assessore alla cultura Santa Venere, i consiglieri Tocco e Forconi e il comandante della polizia locale Casale. L'intervento è consistito nel rafforzamento della base dell'opera con reti elettrosaldate. La parte in marmo è stata lavata e pulita con prodotti chimici idrorepellenti e impermeabili. Inserite lettere in bronzo che compongono i nomi dei caduti di Montesilvano, riposizionate quelle scolorite. Intorno all'uomo morente in bronzo, raffigurante il milite ignoto, è stata invece inserita una nuova recinzione. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, con possibili annuvolamenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino durante la giornata, favoriti dall'azione del Garbino, che determinerà anche un ulteriore temporaneo aumento delle temperature sul settore orientale. Nel pomeriggio possibili annuvolamenti anche sulla Marsica e nell'Aquilano, in temporanea attenuazione in serata e in nottata. Temperature in aumento, specie
sul settore orientale della regione, venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali sulle zone montuose e pedecolinari. Il mare è previsto generalmente poco mosso, localmente mosso nel corso del pomeriggio. I dati sono forniti da abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.